gotta do it my way. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ragazzi, oggi è mercoledì e quindi esce il terzo Matti risponde. Vi ricordo, prima che inizi questo Matti risponde, di farmi altre domande qui sotto, e così nel prossimo Matti risponde cercherò di rispondere alle vostre domande. Niente ragazzi, direi di partire. Ok, la prima domanda ce la fa Pin N. Grazie per aver risposto. Fuck per dire, ma ti risponde poi. Prenderai la collection edition di Dragon Ball Xenoverse 2? Io sì, con quel fighissimo Goku Super Saiyan. Ragazzi, certo, l'ho già detto 3000 volte che avrei preso Dragon Ball Xenoverse insieme alla collector edition. Quindi sì, prenderò anche io quella con Dragon Ball. Con Goku. Niente ragazzi, questa domanda l'ho risposta, passiamo con un'altra. Ok, l'altra ce la fa Andrea Colombo che ci dice: a quanti anni hai cominciato a vedere anime e quale ti ha colpito di più? Mi potessi salutare? Ciao, sei un mito. Grazie, ti saluto, grazie per il complimento anche. Quindi mi ha chiesto a che età ho iniziato a vedere gli anime. Ragazzi, ho iniziato a vedere gli anime davvero da molto piccolo, quindi tipo avevo 8-7 anni, insomma, credo proprio di sì. E qual è che mi ha colpito di più? Allora, naturalmente quello che mi ha colpito sempre di più è Dragon Ball. Poi dopo ho iniziato anche a conoscere One Piece e mi è piaciuto molto anche quest'anime, e quindi adesso in seconda posizione c'è One Piece, in prima c'è Dragon Ball, quindi il mio preferito è Dragon Ball, questo è quello che mi ha colpito di più. Grazie per questa domanda e passiamo con un'altra. Ok, quest'altra domanda ce la fa Paola Mattioli. Matti, ti faccio due domande. Come faccio a inviarti le fanart su Instagram? 2. Se iniziassi a fare video su YouTube, possiamo diventare amici e magari fare qualche video insieme? Ciao, sei il migliore, mi saluti per favore, ti saluto. E la prima domanda, passiamo. Come puoi fare a inviarmi le fanart? Ragazzi, io per ora non ho Facebook, quindi ho soltanto Instagram, quindi se mai l'unica cosa è l'unica possibilità è Instagram per inviarmi delle fanart. Questa è l'unica per me. E seconda, se iniziassi a fare dei video su YouTube, possiamo diventare amici? Certo, tanto siamo tutti qua, tutti gli iscritti che sono qua sul mio canale, siamo tutti amici. E diventare amici e magari fare qualche video insieme, certo. E ciao, sarai migliore. Quindi faremo dei video insieme quando vorrai. E niente. E passiamo con un'altra domanda. L'altra domanda, ragazzi, ce la fa Luigi D'Angelo, che ci chiede: chi è stato il tuo primo iscritto che ti segue, ti commenta nei video che stai migliorando e soprattutto spero che rifarai Happy Wheels con la webcam Logitech o Minecraft Survival con Frank o altri? Ragazzi, il mio primo iscritto non lo so, ragazzi, questa è... Ma mi è successo, mi sembra, tantissimo tempo fa, che quando avevo 500 iscritti, non lo so, che mi ha detto questo, quando c'era ancora... no, niente. Non so se era una ragazza o un ragazzo, che mi ha detto: io ti seguo da quando sono stato il tuo primo iscritto, però non mi ricordo esattamente questa cosa, quindi non lo so per niente. E chi è che mi dice sempre stai migliorando e tutto? Ragazzi, me lo dite sempre tutti voi, anche ieri nella live abbiamo raggiunto anche 715-720 commenti, una cosa incredibile. E quindi niente, quindi tutti mi sostenete, rifarai Happy Wheels, ho in mente di rifarlo, vedremo cosa posso fare. E Minecraft Survival, quello lì lo dovrei continuare con Frank, ma non ci sentiamo adesso molto spesso. O altri, sì, dai, vediamo. Niente ragazzi, passiamo con un'altra. Ok, quest'altra domanda ce la fa Akuro Game 97, che ci chiede: chi è più forte per te, Trafalgar o Shanks? Allora, ho già capito One Piece. E ragazzi, questo è difficile. Shanks addirittura ha fermato, mi sembra, la battaglia lì di Marineford, ha fatto fermare tutta questa tragedia, e per me è anche il potere dell'ambizione, quindi Trafalgar è molto forte, ha quella spada enorme, che ragazzi guardate qui sopra, ce l'ho anche io, quella lì,
sopra. E è dura questa, per me è più forte Shanks, anche se non saprei, io non ho mai visto uno scontro tra loro due. Purtroppo non la, mi sembra che non l'abbiano mai fatto, quindi per me è Shanks per ora. Niente ragazzi, grazie per questa domanda molto difficile, e passiamo con un'altra. Ok, Dasham, io spero di averlo detto bene. Danaj, per favore scusami tantissimo per questo, se non azzecco ancora il nome, non me l'ho imparato, scusami. Io dico Danaj TM, spero di aver detto bene, scusami. E mi dice, hai mai giocato a Dragon Ball Z Dokkan Battle? E Battle, e se sì, potresti farne una serie al riguardo? Ragazzi, mi sembra che era il gioco per Play 3 e io non l'ho mai comprato quello, anche se ne ho sentito da me, da dei miei amici che era molto bello, ma non l'ho mai comprato, quindi la serie mi sa che non arriverà mai. E niente, grazie comunque per la domanda e mi scuso ancora per la pronuncia del nome, per me che non l'avrò mai azzeccata. Niente, passiamo con un'altra. Christian Gegorace ci chiede, ti piacciono i Cavalieri dello Zodiaco? Continua così, sei un grande. Quando ho sentito il nome dei Cavalieri dello Zodiaco, mi sono secondo impallinato perché da molto piccolo, verso i 9 anni, ho visto una puntata del cartone e mi è piaciuto un bordello. Ho comprato anche un giocattolo, ma adesso non so dove sia finito. E, ragazzi, poi andando avanti con la serie, non mi è più piaciuto. Proprio un cartone che a me non mi piace per niente adesso. All'inizio mi piaceva veramente tanto, purtroppo adesso non mi piace più. Comunque, passiamo con un'altra domanda. Franco Super Saiyan ci chiede. Continui Minecraft? Sì, dovrei continuare. Credo che tu stia parlando della mia serie, vero? Che lì, ragazzi, trovare buco per ogni cosa è un po' difficile, ragazzi. Quindi, quando avrò tempo, continuerò anche con la serie. Quando finiremo, tipo adesso, Dragon Ball, adesso che manca l'episodio del risveglio dei Black, poi ci fermiamo con Dragon Ball e proseguiremo poi con Xenoverse 2 più avanti, quando uscirà ad ottobre. E niente, partiamo con un'altra domanda. Akuro, sempre Akuro Games 97 ci chiede: qual è il tuo animale preferito? Allora, io ho un gatto e anche il mio nonno ha i cani, cioè il mio animale preferito, cioè inteso che tutti, è il leone. Però come animale domestico il gatto, a me piace tantissimo il gatto. E grazie per questa domanda, partiamo con un'altra. Giacomo Trubini ci chiede, lo comprerai Dragon Ball Xenoverse 2? Ancora. Sì, ragazzi, lo comprerò. Grazie comunque per la domanda. E ci chiede, se sì, lo porterai sul canale. Certo, lo porto e l'ho già detto tempo fa. Niente, ragazzi, partiamo con un'altra domanda. Penultima domanda di oggi. Ce la fa Simon qualcosa. Porterai mai Call of Duty o giochi sparatutto nel canale? Ho in mente qualcosa, ma fra un po'. Sei un grande, continua così, grazie mille. E niente, ti ringrazio per avermi detto anche questa domanda e il complimento. E passiamo all'ultima domanda di questo Matti risponde. Vai. L'ultima domanda ce la chiede Chaos05, che ci dice: in Dragon Ball Xenoverse 2 prenderai il bonus per Black Goku? Allora, io, visto che prendo la Collector Edition, spererei con tutto il mio cuore che ci sia anche il buono di Black Goku. Spero con tutto il cuore. Per favore, chiedo che almeno in questa Collector ci siano i buoni. Perché vorrei veramente avere tutto il necessario per questo gioco, perché per me sarà veramente fantastico. Grazie per la domanda. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se vi è naturalmente piaciuto il video. Andatevi a guardare anche i miei vecchi video, anche la live di ieri, un pezzettino anche piccolo, per dirmi se vi piace, per la gente che non c'è riuscita a stare. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo, prima di lasciarvi, di seguirmi su Instagram. Qua vi lascio il nome, naturalmente. Condividete il video con i vostri amici per tipo vanno sotto nei commenti e fanno anche loro delle domande a me. E io risponderò molto volentieri. Quindi vi ricordo anche adesso di farmi delle belle domandine e di iscrivervi al canale.
ancora, lo ripeto per l'ultima volta, fatemi altre domande qui sotto. Noi ci vediamo in un prossimo video.